Oggi 6 marzo una piccola spolverata di neve sulle cime di Catria e Nerone, sull'Appennino pesarese, una precipitazione che va un po' in controtendenza a quello che è stato fin qui un inverno assolutamente avaro di neve, con tutti i riflessi che questo comporta su un'economia del territorio che in questi anni ha comunque investito su questo tipo di ricettività. Ne parliamo con Michele Oradei, gestore delle funivie del Monte Catria. Purtroppo quest'anno, come dicevi tu, la neve è stata veramente poca, questa è la seconda, terza nevicata che fa, ma non in grado di poter aprire gli impianti. Dobbiamo tener conto che purtroppo ciclicamente ogni 4-5 anni un'invernata così capita. Ricordo quella del 2020 che è stata identica a quella di quest'anno e poi lì allora è stato chiuso tutto per il Covid l'8 di marzo, quindi alla fine della stagione è finita lì. Noi comunque siamo sempre aperti, sabato e domenica cabino via rifugio, abbiamo comunque ospiti che vengono per camminare, per passeggiare, perché la montagna è bella anche senza neve, soggiornano al rifugio e quindi si fanno il weekend in tranquillità e in serenità. C'è dunque anche un risvolto comunque attrattivo dell'escursionismo, ma anche a tutto quello che riguarda gli sport sciistici. Sì, manca solo lo sci, perché tutto quello che riguarda le escursioni è tutto aperto e quindi si può comunque fare anche senza neve. Si parla tanto di cambiamento climatico, questa è una situazione in cui si rischia di doversi abituare ad altri inverni simili. Sì, io se ti devo dire la verità non sono molto preoccupato, perché come dicevo prima, ciclicamente ogni 3 o 4 anni, 5, capita l'invernata così. È chiaro che l'attività della montagna, come stiamo facendo noi e anche tutti i nostri colleghi nelle Marche, ma direi negli Appennini in genere e in tutta Italia, va vista durante tutto l'anno.